Salve amiche ed amici, vi voglio commentare un passaggio di questo libro di Roger Zelazny, Creature della luce e delle tenebre, di cui io ho già fatto un commentario in un mio video precedente per la rubrica il mio angolo letterario. Io naturalmente sono il vostro Santen Chan, vi saluto a tutte e tutti e passo subito a commentare quest'opera, un passaggio di quest'opera. Il protagonista Joaquin si trova nella Casa dei Morti, una ricostruzione fantascientifica della Casa dei Morti egizia, e Anubis, l'Anubis di questo racconto, a un certo punto ne inizia a sostituire le parti organiche del suo corpo umano con delle parti meccaniche, addirittura ne sostituisce poco a poco il cervello, fino a che ha compiuta l'opera, Joaquin, invece di essere un umano, si ritrova a essere un robot. Allora qui viene il paradosso: dove finisce la vita naturale e dove inizia la vita artificiale? Dove finisce l'intelligenza naturale, dove inizia l'intelligenza artificiale? E l'intelligenza artificiale ha una propria coscienza? Sembra di sì, perché al suo risveglio il protagonista Joaquin continua a parlare come prima e a avere la stessa coscienza di prima. Quindi è una cosa molto interessante che per il momento non ci riguarda da vicino, perché la tecnologia non è arrivata a essere così all'avanguardia. Ma in pratica un individuo si può ancora considerare lo stesso individuo se si potesse diciamo copiare tutto il suo cervello in un cervello artificiale e copiare il suo corpo biologico in uno meccanico, oppure sarebbe da ritenere che quell'individuo ormai una volta morto non esiste più e che quel corpo meccanico è un robot che lo imita magari al 99% di perfezione, ma che non è la stessa persona? Cioè, se tu poco a poco una persona che ha una malattia degenerativa del cervello inizia a sostituire le neurona per microchip che incorporano tutta l'informazione delle neurone sue, allora a quel punto arriverai a sostituire con un computer, con un microchip intero, tutto il suo cervello. Sarà ancora la stessa persona in vita se si potesse replicare il cervello umano artificialmente, oppure quella persona già non esiste più e tu staresti interagendo con un programma, con un computer al posto della persona? Si può sopravvivere in questo modo, oppure in realtà sarebbe un'imitazione della persona, ma la persona non esisterebbe più? Ecco, questo romanzo, credo degli anni 70, introduce già a quell'epoca che la tecnologia, i cyborg erano molto primitivi a quell'epoca, non come oggi, e che l'integrazione cibermeccanica con i corpi umani, con la biomeccanica, era molto più arretrata di oggi. Però già a quell'epoca Roger Zelazny, in quest'opera Creature della luce e delle tenebre, si interroga se è possibile integrare la meccanica e l'informatica, i computer, replicando un corpo umano, e se ciò che ne deriva è una semplice replica oppure la sopravvivenza dell'individuo. A me sembra un tema molto interessante. Poi ce ne sono altri, come per esempio fra bene e male, vita e morte. E quindi vi invito a leggerlo quest'opera, a leggerla quest'opera. Era costata prima del 2000 1000 lire, sono 100 pagine, ma è molto molto bello come scritto di fantascienza. È molto denso. Vi invito a leggerlo.
sono quelle cose che fanno riflettere, fanno pensare. Poi per il resto, vabbè, niente, è lo stesso che ho detto questa mattina più o meno, questo pomeriggio, no, era questo pomeriggio, cioè si risolverà mai il mistero dell'aereo caduto in Ucraina? Ustica non si è risolto ancora adesso, e ma forse andrà in prescrizione. Quando ci sono degli stati dietro le stragi, è difficile risolvere qualcosa. E poi che altro vi potrei dire? Beh, no, voglio fare un video a parte per parlarvi di altri libri, perché se no, ecco, chiunque è interessato ad ascoltare di un libro non vorrà ascoltare di altri. Poi ho caricato delle nuove foto nel mio profilo, nel mio account di Instagram, e vi raccomando, se volete contattarmi in Instagram, ho lasciato nel mio video precedente istruzioni di come farlo. Poi vabbè, per il resto tutto come sempre, e quindi no, niente, questa è stata un'altra precisazione. Un altro tema che vi lancio, e lo lancio anche a te Pietro Trevisan: quale può essere il limite fra vita artificiale e vita naturale? Si riuscirà a valicare il confine alcun giorno? Quale può essere il limite fra vita diciamo creata in laboratorio e intelligenza artificiale e intelligenza naturale? Si riusciranno a fondere le due cose insieme? Sarebbe interessante, magari integrando il nostro organismo con componenti meccaniche si riuscirà a eludere la morte, chissà. Sono delle cose che veramente mi ispirano molto, e sarebbe bello riuscire a risolvere qualcosa in quel senso. Poi per il resto vi ringrazio di tutte le visioni del canale, di seguirmi. YouTube mi dà dei consigli per aumentare le visioni dei miei video, perché non tutti si guardano allo stesso modo. Pensano quelli di YouTube che è dovuto al design dei miei video, all'edizione. Io non lo so, non so come editare meglio i miei video, faccio tutto quello che posso, però mi dicono che devo fare delle intro, che devo fare delle immagini, che devo... Beh, troppo lavoro, io faccio le cose ancora cassareggiamente. Comunque, se molti di voi avessero dei suggerimenti per come migliorare la creazione e l'editing dei miei video, vi prego di rispondermi con dei video messaggi. E poi se volete la collaborazione in YouTube, vi prego di dirmi se la volete questa collaborazione con me e come si può attuare, perché io non ne ho idea. Comunque ho la partnership di YouTube, sono un YouTuber. Beh, con questo è tutto, vi lascio, perché forse dopo farò un altro video. Perché so che tutti voi mi seguite con tanto entusiasmo, se no non aumenterebbero le visioni del canale. Però una cosa sconcertante: YouTube in Analytics mi era arrivato a dire che io ero arrivato quasi ai 100 dollari, adesso sto a 0 dollari. Non so come funzionano le cose. Pensavo che fra poco arrivavo a pagare, arrivavano a pagarmi 100 dollari. Perché lordi erano 80 dollari, forse, ma però adesso al netto sono 0 dollari che mi devono, e quindi non so quando mi arriveranno a dare 100 dollari. Fatemi sapere come posso migliorare l'edizione dei miei video, e fate dei commentari ai video che vi piacciono, però io vi sfido a farlo con delle video risposte, perché mi piacerebbe che qualcuno di voi mi dedicaste dei video. Ciao, e un saluto a Marco Travaglio. Mi raccomando, se ti serve un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, cerca Santen Chan, scrivimi. Ciao.